Volevo chiedere se i devoti, quelli che vivono lì con lui, no? Tipo te, Rasalila, che hanno fatto una scelta di vita così drastica, hanno tutta questa, diciamo, fortuna dovuto alle loro vite precedenti o lui ha dato a loro una misericordia più grande che agli altri? So, Romananda's question that those devotees who choose to live here, to make seva here, like Rasalila, Gopinath, they, this means that they have some Sukriti from previous life, or you gave specially mercy to certain souls, devotees. Actually, this Vrindavan is a place of Radharani place. In realtà Vrindavan è il luogo di Radharani. And when Dikduna, Radharani place. È il luogo di Radharani. And when Radharani, or there is many, Radharani when give mercy. Quando Radharani la sua misericordia, then it happens in life. Allora questo può accadere nella vita. It's not without mercy of Radhika. Krishna cannot do any of this. È soltanto grazie alla misericordia di Radharani. Krishna non ha chissà che potere. I am surprised today from 3, 1, 4, 5 days I start trying to know about Srimad Bhagavat. Da 4-5 giorni stiamo cercando di leggere e di conoscere di più lo Srimad Bhagavatam e oggi sono rimasto sorpreso particolarmente. And I start by mistake reading that. E per sbaglio ho iniziato a leggere. A Prabhupada. Per sbaglio in senso positivo, che l'introduzione di Prabhupada. And I never know, I know that. Ciò che non ho mai saputo, ne sono venuto a conoscenza. I don't know still. I have question from all of you. Every day you ask question, this day, today is my day. Tutte le volte voi fate le domande a me, però oggi invece è il giorno che io faccio le domande a voi. Today is my day. Oggi è il giorno mio che faccio le domande io. Yeah. Today is my day. Big Mike. Oggi è il mio giorno. The conception of God and the conception of absolute truth are not on the same level. Il concetto di Dio e il concetto della verità assoluta non sono sullo stesso livello. The Srimad Bhagavatam hits on the target of the absolute truth. My God. What is this? Explain me. Lo Srimad Bhagavatam principalmente parla riguardo della verità assoluta. E Gurudev dice, cosa significa questo? Spiegatemi. Sridhar, ma chi lo deve spiegare? Everyone who wants can explain. Roman is asking who has to explain. Yes, yes. Yeah, everyone, take the Srimad Bhagavat. Spiegacelo tu, Baba. Srimad Bhagavat. First line is start with this. Se voi vedete lo Srimad Bhagavatam, queste sono le prime righe dell'introduzione del primo canto. Ma in Occidente... Yeah, va vai. In Occidente generalmente quando si parla di verità assoluta
è una terminologia che è utilizzata dai filosofi per indicare la causa di tutte le cause, cioè quello che i religiosi chiamano Dio. Initially in the West, the absolute truth is a philosophical term, and is that philosophers use to define what is the source of everything. What the religious people call God, also synonym absolute truth, initially in the West. Quindi non ha nulla, no, non è una connotazione collegata all'amore, è una connessione, diciamo, più che altro è un'affermazione che riguarda quello che gli scienziati chiamano il principio originario, quello da cui tutto si è manifestato. So it does not refer necessarily to love, divine love, because the scientists use this word or philosophers to define the source of everything, what is not possible to understand. Read that. Yeah. Però Prabhupada di solito dice che la verità assoluta si manifesta eternamente in tre aspetti: Bhagavan, Paramatma e Brahman impersonale. See, what Prabhupada often refers as the absolute truth to be that which manifests in three aspects: the Paramatma, first Bhagavan, Paramatma, and impersonal Brahman. Here something else, Maria. Qui però invece you are going very out. C'è qualcos'altro, Gurudev dice. The conception of God indicates the controller, whereas the conception of the absolute truth indicates the summum bonum, or the ultimate source of all energies. Dice, il concetto di Dio indica il controllore, mentre il concetto della verità assoluta indica il summum bonum, parola latina, oppure la sorgente ultima di tutte le energie. What is summum bonum? You know? The highest good. Yeah. Beyond that, nothing is. One week I give time for meditation. Io da una settimana che sto meditando su queste parole, su queste righe. Then one thing more I will say. Meditate per una settimana su queste parole. Vi dico un'altra cosa in più. What? Then I can say other things. Gurudev chiede se può spiegare di più su questo. Keep in the mind, lastly we can discuss on this, but it's very important. È molto importante, tenetevelo a mente e ne discutiamo più avanti. Big puzzle. È un grande puzzle. And if you're not clear this puzzle, we will not grow in a spiritual life. E se noi non abbiamo chiaro questo puzzle, allora non possiamo crescere nella nostra vita spirituale. Bhajvasi! Uddhava! Jai Gurudeva, Jai Devotis, Dandavat. Yeah. Radhe Radhe, Radhe Radhe. Importante today, question, my question. Oggi c'è una domanda importante che però la faccio io a voi. Qual è? Ciao, ciao. Abbiamo le prime righe della introduzione del primo canto dello Srimad Bhagavatam. Repeat again and again, repeat, no problem.
English or Italian? Italian. Il concetto di Dio, la concezione, scusate, la concezione di Dio, la concezione della verità assoluta, non sono sullo stesso livello. Lo Srimad Bhagavatam parla riguardo della verità assoluta. La concezione di Dio indica il controllore. Canto nove! Canto nove! È maggior! Yeah, go on. Mentre la concezione della verità assoluta indica il summum bonum o la sorgente ultima di tutte le energie. Sì, Prabhupada con questa affermazione in realtà risponde anche indirettamente. And Prabhupada say very different thing. They are in different level. Prabhupada spiega una cosa molto difficile, che dice che questi due aspetti di Dio, la verità assoluta, in realtà sono su due livelli differenti. Different level means not one. Il livello differente significa che non sono un'unica cosa. One cannot be in different level. Una stessa concezione in questo caso non può essere una soltanto se è su livelli diversi. One will sit in one level, other will sit in different level. Uno può essere situato in un livello, mentre un altro sarà situato in un altro livello. All are in different level. Come adesso in questa stanza qualcuno But you cannot sit in two level. Sta sulla sedia, qualcuno sta per terra. Non è che chi sta sulla sedia contemporaneamente può stare anche seduto per terra. Right. So your Prabhupada is saying God and absolute truth are different things, actually. Because right. Ramananda was saying in the West, we have the concept... Of Prabhupada is talking. But yeah. His line, what I'm repeating. I know my... This is... It's not a talk. Logical people talk like this. Yeah. Ramananda was referring to scientists, to a general idea that God is the absolute truth, but probably saying in they this are case, logical people. Absolute That's truth not and God telling about devotee. Yeah. We are not philosophers, we are not scientists and logical. Quindi sto dicendo che prima Ramananda ci ha fatto un esempio, ha risposto che generalmente in Occidente quello che pensano i filosofi, i scienziati come verità assoluta che è la sorgente di tutto riferita anche a Dio. E Gurudev dice che sì, questa è un'idea più da filosofo o scienziato, mentre a livello devozionale qui Prabhupada scrive che Dio che la verità assoluta in realtà sono due cose diverse che stanno su due livelli differenti. I think everyone is Prabhupada devotee because they read all book of Prabhupada and this Srimad Bhagavat start with this. Io penso che tutti sono connessi e sono devoti a Prabhupada perché tutti noi occidentali abbiamo letto i libri di Prabhupada e queste sono le prime righe del primo canto dello Srimad Bhagavatam. If this is clear, all will be clear too. Se quindi questo è chiaro, tutto diventerà chiaro. Right, Maharaj? Yes. Baba? Here, I will keep coming. I have kuch nahi ho gaya tha. Do you like some chura matra? Take care. Do you like chura? After. Mat poochho, ho gaya tha. Aap nahi ko raat ka din ka
Comunque il Gurudev è l'unico che invece riesce a stare contemporaneamente su diversi livelli, che prima diceva non è possibile per gli altri, lui invece. I'm saying, Gurudev, before you made example, we cannot be on different levels, but you can be on different levels at the same time. You're the only one. But this is also, I will explain. Mahaprabhu, at the same time, he is in different levels. He's talking about Gopi. Oh, yeah. So today. Yeah. You remember? Yes, I do. What? So Gurudev want to share one story. So we are today reading Bhagavatam. And in a Bhagavatam introduction, Chaitanya Mahaprabhu life sketch and teaching is there. So we are reading. One day, Mahaprabhu was... Slowly. One second. Gurudev vuole condividere questa storia, quindi la racconto. Oggi stavamo leggendo lo Srimad Bhagavatam, l'introduzione. Sull'introduzione Prabhupada anche scrive al riguardo degli episodi e insegnamenti di Chaitanya Mahaprabhu. You see, one girl is sitting here. This her name is Kishori, Japanese. I say Kishori Maya to her. She make us mad from 4-5 days after studying to read Srimad Bhagavatam. We all become mad in the temple. And she is the reason, culprit. Say, I'm surprised. All we are mad, we don't can do anything. Prabhupada make mad. We cannot go to the Bilap Kusumanjali even. Again, start talking only this. Right or not? Yes. In Bilap Kusumanjali class, only Radha Rani, there is nothing out, we start talking this Prabhupada. And all morning 6:30 in Germany too, they all sitting and they become mad and they start talking on this subject, so deep subject, you can imagine. 7 days this naughty girl make us mad. Be careful with that. What to do? Really, I'm saying. Traduzione. C'è Kishori dal Giappone, la quale Gurudev chiama Kishori Maya, che da 4-5 giorni sta leggendo lo Srimad Bhagavatam. Gurudev dice che stiamo gustando tantissimo e non riusciamo neanche più ad andare sul Vilappo su Mangiari, per quanto stiamo gustando quello che stiamo leggendo con lo Srimad Bhagavatam, che sono argomenti molto molto profondi. Tanti devoti si riuniscono la mattina alle 6:30 per leggere insieme, e anche dalla Germania, che lì sono le 2-3 di mattina, si connettono per poter partecipare alla lezione. And I will not say answer. You have to search yourself by reading Srimad Bhagavat, first canto, the introduction. Prefix or introduction. And prefix, one thing I say. Okay. One thing prefix. Forward. Huh? Prefix, no forward. Forward prefix. Is not Prabhupada. Why I will take forward?
Preface. Preface. Prabhupada preface. You see the preface. This is preface. Yeah. My last lila went. Angry or what? I'm telling. Yeah. What is underline or underline? Not all thing. Only underline. Okay. I take out the cream. The ideals of spiritual communism, according to Srimad Bhagavatam, are based more or less on the oneness of the entire human society. Hey, this is underlined? Yeah. Acha. Yeah, okay. Of the entire energy of living beings. Disparity in human society is due to lack of principles in a godless civilization. This ultimate source is explained rationally and authoritatively in the beautiful Bhagavatam or Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam is the transcendental science, not only for knowing the ultimate source of everything, but also for knowing our relation with Him and our duty toward perfection of the human society on the basis of this perfect knowledge. My question, what is knowledge and what is science? Gurudev chiede, cos'è la conoscenza e cos'è la scienza? Read again, italiano. L'ultima sorgente è spiegata razionalmente e autoritativamente nel bellissimo Bhagavatam o Srimad Bhagavatam. Lo Srimad Bhagavatam è la scienza trascendentale non soltanto per conoscere la sorgente ultima di ogni cosa, ma anche per conoscere qual è la nostra relazione con Lui e il nostro dovere verso la perfezione della società umana sulla base di questa conoscenza perfetta. English. Can I answer? This ultimate source is explained rationally and authoritatively in the beautiful Bhagavatam or Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam is the transcendental science, not only for knowing the ultimate source of everything, but also for knowing our relation with Him and our duty toward perfection of the human society on the basis of this perfect knowledge. Per favore. La domanda è cos'è conoscenza e cos'è scienza, right? Your question, Guru, what is knowledge and science difference? Generalmente si considera come jnana e vijnana. Un conto è sapere le cose in teoria e un conto è averle realizzate. Generally it's like jnana and vijnana. One thing is to know the things theoretically and one thing is to know the things because you very experience nice. That. Very good. You realize that. Yeah. Sì, sono d'accordo. Per noi, o perlomeno per me, il summum bonum era Radharani, che però io ho incontrato solo Gurudeva, non ho incontrato Srimati Radharani. For me the summum bonum is Radharani,
but I have not met her yet. I have not received her darshan. I have met you, Gurudev. No, here is the difference. We want to know the science and knowledge. Knowledge. Yeah, this question. Stiamo parlando di una cosa differente riguardo la scienza e la conoscenza. Mi stavo ricollegando al discorso dal quale eravamo partiti. Sì. La mia personale percezione è che molti sanno le cose in teoria, Gurudeva invece sia la scienza, cioè abbia una realizzazione delle cose di cui parliamo. I'm connecting to what we were saying before, from where we started. My perception, I'm giving your example because I feel that many devotees, they might know the things theoretically, how is the process, but you have realized this process that others just have the knowledge of. You know the science, you have realized that, and others just know the knowledge. Actually, the relation is the science. In realtà la relazione è la scienza. When I come in relation with someone, automatic all details is realization come. Quando io entro in una relazione con qualcuno, allora automaticamente la scienza, tutte le realizzazioni, ovvero ciò che riguarda quella persona, vengono assorbiti, vengono sperimentati. And we don't need to gather the information. Non abbiamo bisogno di raccogliere chissà quante informazioni a riguardo di quella persona con cui veniamo in contatto, veniamo relazionati. As to the father, I write one book for your son. Provate a chiedere ad un padre: voglio scrivere un libro a riguardo di tuo figlio. Can you want to read? Con tutte le sue informazioni, ciò che lo riguarda, lo vuoi leggere? You ask to some girlfriend that I write a book for your boyfriend. Very details because he's a very nice person. I write all details. Oppure provate a chiedere ad una ragazza, una donna sposata: voglio scrivere un libro riguardo il tuo fidanzato, il tuo marito, perché è una grande personalità, quindi voglio scrivere in dettaglio tutto ciò che lo riguarda. Because she and this father is in relation. He is more better knowing than the writer. Loro in realtà non vorranno leggere un tale libro, perché un padre è nella relazione con suo figlio e quindi in realtà conosce di più rispetto allo scrittore che vuole soltanto scrivere ciò che conosce, con la conoscenza. Even in private part, then father knows, and the lover knows even the private part. So who can know better than that? Perché un padre conosce tutti gli angoli di suo figlio, anche cose intime, private, e anche un amante del proprio amante. Quindi chi è che può conoscere meglio di loro? And without relation, I want to know that is a booky knowledge. Se però io voglio descrivere una persona senza essere relazionato, allora potrò fare un libro di conoscenza, non di relazione. Clear? Chiaro? Second thing. First question. One is a controller. Seconda cosa, riguardo alla prima domanda che vi ho fatto, uno è il controllore. And one is the absolute truth. È un'altra concezione che Prabhupada spiega, è la verità assoluta. Of all energy. La verità assoluta, la sorgente di tutte le energie. Where the all energy starts, that's absolute truth. Da dove tutte le energie vengono emanate, manifestate, quella verità assoluta. And one line more of that. The introduction. And,
The conception of God and the conception of absolute truth are not on the same level. Absolute truth and conception of God is not in same level. Means they are not one. La concezione di Dio e della verità assoluta non stanno sullo stesso not livello. One person. Quindi non sono un'unica personalità. Honestly, I know 3 days before that they are one person. Onestamente, io fino a 3 giorni fa ero convinto che erano un'unica personalità, un'unica concezione. But 3 days, 3-4 days before, I realized that it's not right that we don't worship controller. Però 3-4 giorni fa questa mia convinzione è stata smontata. Ho detto, oh, mi ero sbagliato. In realtà noi non adoriamo il controllore. And absolute truth means in all religion what is the practice? Where all religion accept. La verità assoluta è ciò che viene accettato da qualsiasi religione. È una verità assoluta. All living being accept that is absolute truth. Ciò che può essere accettato da qualsiasi entità vivente, quella è la verità assoluta. And what is that? E cos'è questa? Amore. Love. Any other thing? C'è qualcos'altro su cui tutti sono d'accordo? Tutte le religioni sono d'accordo che può essere accettato? And any source is flowing from where? Yeah. Who is the source to flow this? Energy. Energy. E tutte le energie provengono da dove? Qual è la sorgente di questo? Yeah. And why is the same level not? Perché qui Prabhupada definisce che non sono sullo stesso livello. If I am with Krishna, then Krishna's side is higher. If I'm devotee of Krishna. I'm Krishna. Perché se io sono devoto di Krishna, allora metterò Krishna su un piano, su un livello più alto. And when I'm Radha devotee, Radha's side is higher. Però se io sono un devoto di Radharani, allora metterò Radharani su un livello più alto. What I will see first to my Ishtadev, then other subjects, right? Perché per prima cosa un devoto guarda la sua Ishtadeva e poi le altre cose. For mother, Gopal is the highest. Per un devoto, una devota che è nell'amore materno, Gopal è il più elevato. Because of love. Per via del suo amore che ha per lui. And for Gopal, mother is the highest. E viceversa, per Gopal la mamma è la cosa più elevata. This is absolute truth. Questa è una verità assoluta. And one thing Prabhupada said, Prabhupada dice una cosa in più. The conception, the Srimad Bhagavatam hits on the target of the absolute truth. Hit of the target of the absolute truth, not to the There are 2 things, controller and absolute truth. And Srimad Bhagavat is trying to hit, it must shoot only in the target of absolute truth. Prabhupada dice, lo Srimad Bhagavatam colpisce il bersaglio della verità assoluta. Gurudev dice, colpisce significa che spara proprio. È soltanto a riguardo della verità, di questa verità assoluta. I 100 times listen, 100 times. But I think that I know listen. And I have to listen again. I will try to do that. Why? To find out the target of absolute truth. Io l'ho ascoltato già 100 volte, però quando l'ho ascoltato questa volta ho capito che in realtà prima non avevo mai ascoltato realmente. E lo voglio ascoltare ancora, ancora di più per poter centrare questo bersaglio della verità assoluta. But how to find this absolute truth?
I don't interested in controller. Come ricercare, come trovare questa verità assoluta? Io non sono interessato al controllore. Why? When Prabhupada said, I have to agree. Perché se lo consiglia Prabhupada dobbiamo essere d'accordo. To, not for me, to make happy to Prabhupada, I agree. Quindi io non lo faccio per me, ma soltanto per compiacere Prabhupada devo essere d'accordo. And I will try to search that. E quindi mi sono messo alla ricerca per capire. Claro, is okay? It's good idea? È una buona idea? Siete d'accordo? And again, like one surprise happened. All his introduction is not for Srimad Bhagavat. Un'altra cosa sorprendente di cui mi sono accorto è che l'introduzione dello Srimad Bhagavatam non è molto al riguardo dello Srimad Bhagavatam. Conclusion of Chaitanya Charitamrita and Srimad Chaitanya Bhagavat. All the story of Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Mahaprabhu is mentioned there. In realtà viene spiegato le conclusioni condensate della Chaitanya Charitamrita e Chaitanya Bhagavata a riguardo dell'insegnamento e della vita di Chaitanya Mahaprabhu e di Nityananda Prabhu. Why? Perché Prabhupada is showing that Chaitanya bring the absolute truth and you follow this way. Perché in realtà Prabhupada ci vuole mostrare che è Chaitanya Mahaprabhu che ci ha portato questa verità assoluta e quindi dobbiamo andare attraverso lo Srimad Bhagavatam e seguendo questa via, questa comprensione. So when my practice will change with Mahaprabhu reading, then mercy will come of Chaitanya to see the Chaitanya Chata, Srimad Bhagavat in the mood of Chaitanya Mahaprabhu. Quindi quando la mia pratica seguirà questa idea di vedere lo Srimad Bhagavatam attraverso la Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavata, allora potrò realmente farlo, potrò realmente ricevere questa comprensione. The controller will not control your mind and not catch you out because you are fixed with the Chaitanya Mahaprabhu absolute truth. E quindi uno non si troverà portato fuori dalla verità assoluta, non si troverà a essere catturato dal controllore per andare su una coscienza di Dio, ma sarà sempre sotto il rifugio della verità assoluta grazie alla misericordia di Chaitanya Mahaprabhu. Without his mercy we cannot search absolute truth. Senza la sua misericordia non possiamo trovare la verità assoluta. And what is that? Bonum? Sunum bonum. Sunum bonum. Sunum bonum is the most highest thing in the universe. That is sunum bonum. Qui la verità assoluta viene definita come sunum bonum, che è la cosa più elevata in tutto l'universo. Right or not? Yes or not? This is not so, the thing I share with you. One has to read Chaitanya Charitamrita first or Srimad Bhagavatam? No. All you go on with Prabhupada. He is bringing you to sunam bonam. Only follow his words and realize it. Ho chiesto, quindi è meglio leggere lo Srimad Bhagavatam prima per uno che non ha ancora letto oppure la Chaitanya Charitamrita. Quello dice yes. No, lo Srimad Bhagavatam uno però deve andare attraverso le parole di Prabhupada e realizzare quello che ci vuole dire, che ci vuole spiegare. First is the past time he can bring that where he see Mahaprabhu only is asking you eat prasad. You eat a prasad, you eat prasad. He come out from the kirtan.
is a busy in kirtan, deeply kirtan going on. And then some person, you eat prasad. You eat prasad. Leaving kirtana is asking this. Mahaprabhu brought, Prabhupada brought this pastime of Mahaprabhu. Mahaprabhu, first I will come. Means the devotee who asks about other, how are you? You are satisfied or not? What you need, I can serve you to satisfy. Prabhupada riporta un passatempo di Mahaprabhu dove lui da un profondo assorbimento nel kirtan esce fuori dell'assorbimento e chiede a tutti i devoti presenti: hai mangiato? Ti serve qualcosa? Hai mangiato? Cosa rappresenta questo? Che tra Vaishnava, tra devoti, ci si prende cura e uno chiede all'altro: come stai? Ti serve qualcosa? He not, he do, and he say, Ekadasi, it's a fasting, it's a no fasting, feasting. Why he said this? Because he knows some of both. Summum bonum. Summum bonum. This is the way to know absolute truth. I devoti che hanno chiesto a Prabhupada se durante casa si devono digiunare, fasting in inglese, Prabhupada ha detto no fasting, feasting, quindi non digiunare ma festeggiare. Prabhupada ha risposto così perché lui sperimenta, conosce cos'è il summum bonum. In Italy you go, only thing you have to feasting. Se andate in Italia, l'unica cosa che da devoti in Italia, difatti l'unica cosa che farete è feasting, festeggiare e mangiare. Your hand will not dry again and again. Per coloro che mangiano con le mani non gli si seccano mai le mani. Mangiano e ancora gli portano da mangiare, ancora da mangiare. Practical. E questa è la verità assoluta messa in pratica. Who is Rasi? Who is practicing Mahajan words? They are Rasika Bhakta. Chi sono i Rasika Bhakta? Sono coloro che seguono, che praticano le parole delle grandi anime. Why we read? Perché leggiamo? What we are missing? How to add it? Perché vogliamo colmare, riempire ciò che ci manca. Vogliamo aggiungere. What is missing in my life? More to add, more to add. Per aggiungere ciò che ancora mi manca nella mia vita. That is the thing. If I have no time for this, it's my unfortunate. E se però io non ho tempo per questo, allora è la mia sfortuna. And if I have a time for that, to add in my life, it's a good luck for me. Se però io ho tempo per aggiungere nella mia vita, allora questa è la mia buona fortuna. Right or not? Giusto? Ah, if you not agree, say no, I don't agree. Se non siete d'accordo con queste affermazioni, ditemelo, non sono d'accordo. You don't understand Prabhupada. Prabhupada wants to say this way. O se magari pensate che io non comprendo Prabhupada e Prabhupada voleva dire un'altra cosa, ditemelo. You understand wrong way. Say me. Ditemi se no, tu hai sbagliato, non capisci quello che proprio vuole dire. Ditemelo. È interessante il discorso del summum bonum, molto interessante, perché in effetti se ragioniamo, no, sull'aspetto del summum bonum, cioè del sommo bene. Se noi andiamo da qualsiasi persona a chiedere per te cos'è il sommo bene, ovviamente ogni persona dirà qualcosa di diverso. Per esempio, per uno può essere la moglie, per uno può essere i figli, per uno può essere il denaro, per uno può essere il potere, no? Però se poi andiamo a vedere che cosa c'è dietro ognuna di queste differenti cose, per uno può essere, uno può dire Dio. In effetti quello che c'è è la ricerca
di quella soddisfazione, di quella pienezza che poi arriva dall'amore. Cioè, in effetti, alla radice, no, dell'aspetto del sommo bene, secondo me, se noi andiamo poi ad analizzare cos'è questo sommo bene, in effetti, anch'io sono pienamente d'accordo. Cioè, alla fine, alla radice di ciò è l'amore, cioè quello che cerca ognuno a differenti livelli, in differenti modi, è l'amore, attraverso differenti cose. I agree with you, because if we see the summum bonum, if you ask to anyone actually, what is the summum bonum for you? Everyone will reply, what is the most important thing that gives to that person the highest satisfaction, the highest feeling. For someone might be the wife, for someone the children, for someone the power, the money, it depends. But actually the root of this summum bonum, which can be in different forms for different people, is the love. Because that person is in relation with that particular aspect, because it gains the most benefit, the highest feeling from that, which can have different forms. So behind that, that form, that aspect, which can be money or anything, is actually the love, because everyone is feeling mostly satisfied when one is in love. Everyone receives the love in different ways, but the root, the source is actually the love is the summum bonum. That's so, so absolute truth. Quindi la sorgente è la verità assoluta. Ma c'è tentatambe, somebody can give me adilila for example. Just the first adilila book, let's say. The first adilila. First chapter 2. One thing. What is the goal of our life? Qual è l'obiettivo della nostra vita? Jesus, I see. What is the goal? Possiamo vedere che con Gesù, per Gesù, l'obiettivo è Dio. I see. Krishna. Krishna is the goal. E possiamo vedere nei libri che riguardano Krishna, il libro di Krishna, che Krishna è l'obiettivo. Right? Giusto? God is the goal. Dio è l'obiettivo. Right? No. Krishna is not God? No. Yes. Qualcuno ha qualche obiezione, dice no. L'amore è l'obiettivo. Not in Krishna book. Gurudev dice sì, ma non nel libro di Krishna. Nel libro di Krishna, Dio, Krishna è l'obiettivo, e questo è il punto. Every place up to Krishna and Rama, God is the goal. Up to Ramachandra, every place. In qualsiasi libro prendi a riguardo di Krishna o Ramachandra, Krishna e Ramachandra stessi vengono definiti essere l'obiettivo dell'adorazione. All they talk of the controller. Why not you change? Radha Dasi. Because still you are in the under controller. Who say that Krishna is the goal? E uno. Who not Krishna is the goal? Krishna is the goal. Truth is this. My understanding is still not grown up. Because Krishna is the goal. Controller is the goal. Krishna è l'obiettivo. Il controllore è l'obiettivo. Se non lo vedo tale, perché la mia coscienza ancora non è abbastanza sviluppata. Chaitanya Charitamrita. Adi Lila Fulkan. From the start, Buddha? Adi Lila Fulkan, do you hear? Yeah. This page. From the beginning, not any specific verse. No, it's just take the mic and say in Spanish, Italian. First English.
No English. I know it offline. Okay. All words. Italian also I don't know. Okay. So, in questo capitolo della Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami ha scritto molto a riguardo del signore Chaitanya, di come lui è apparso per tre principali cause. La prima ragione è quella di gustare la posizione di Srimati Radharani. Sì. Radhe! Controller is the goal. Il controllore è l'obiettivo. Then I cannot read Chaitanya Charitamrita. Se ho questo tipo di visione, allora non posso leggere la Chaitanya Charitamrita. Yeah, go on. La prima ragione è quella di gustare la posizione di Srimati Radharani, la quale è la prima personalità con cui Krishna reciproca l'amore trascendentale. Il Signore Krishna è il contenitore di tutte le transizioni amorose trascendentali con Srimati Radharani. Il soggetto di queste azioni amorose è il Signore stesso, e Radharani è l'oggetto. Here you see, the Lord Himself is the subject and Radharani is the object. And we don't practice this, we do ourselves what I understand. Questo è quello che dice Prabhupada, che però io non comprendo ancora e cerco di praticare solo ciò che ho capito. Prabhupada dice Krishna is the subject, Radharani is the object. I practice, no. Prabhupada is wrong here. Radhika is subject, Krishna is object. Okay. Prabhupada qui scrive che Radharani è l'oggetto e Krishna il soggetto, mentre quello che io pratico è l'opposto. Vado in contraddizione con Prabhupada e dico no, in realtà Radharani è il soggetto e Krishna è l'oggetto. But Prabhupada says Krishna is the subject and his object was Radhika. Krishna himself telling. Quindi Radharani, in realtà Krishna stesso, dicono che lui, Krishna stesso, è il soggetto e l'oggetto è Radhika. Prabhupada writing. Questo è quello che scrive Prabhupada. And Nam Sankirtan is not a primary issue. E la diffusione dell'Ainam Sankirtan da parte di Mahaprabhu non è la ragione principale della sua apparizione. La seconda. What? It's not the primary cause of Lord Chaitanya. This is not reason for coming. Quindi il soggetto, il Signore Krishna, vuole gustare i sentimenti amorevoli nella posizione dell'oggetto Radharani. Thus the subject, the Lord, wanted to relish the loving mellow in the position of the object Radharani. Who is object? Radharani. Change your object, subject. It's still wrong. Object, subject. Go on. La seconda ragione. Mike.
La seconda ragione della sua apparizione è stata quella di comprendere i sentimenti trascendentali di se stesso. The second reason for his appearance was to understand the transcendental mellow of himself. Yeah. What is his mellow? Quali sono i suoi sentimenti? Why Krishna became this Radha's student puppet? Perché Krishna è voluto diventare il pupazzetto, la marionetta di Radharani, lo studente di Radharani? What is Madhava? Radhika Prema Guru. Radhika Prema Guru. You are the guru. You are the teacher. I'm your student. Krishna dice a Radharani, tu sei la mia guru, sei la mia insegnante. Io sono il tuo studente. Who say? Manjari say to Radhika. Chi lo dice? Radharani anche lo dicono a Radhika. Le Manjari lo dicono a Radhika. Scusate. This is Manjari Bhav. E questo è il Manjari Bhav. Not Sakhi Bhav. Non è il Sakhi Bhav. Not Gopi Bhav. Non è il Gopi Bhav. Unnat Ujjol Rasa. Say about Unnat Ujjol Rasa. Mike is there. Yes. What is Unnat Ujjol Rasa and what is Unnat Ujjol Rasa? So Unnat Ujjol Rasa is two words. Unnat and Ujjol Rasa. So, Unnat Ujjwala Rasa comprende due parole, Unnat e Ujjwala Rasa. So, Ujjwala Rasa is Madhura Rasa. Ujjwala Rasa è il Madhurya Rasa. Like loving relationship, Labha and Beloved. Che è la relazione da amore di amante e amato. But this Unnat is... no other age, no other incarnation was given to. Means new, very never, new. Never happened before. Never happened before. And Unnate significa ciò che non è mai successo prima. So, and then what is Unnat Ujjwala Rasa? Quindi che cos'è questo Unnat Ujjwala Rasa? So, before Gopi Baba there. Prima di questo Unnat Ujjwala Rasa c'era il Gopi Baba. So this is described Srimad Bhagavatam. E questo Gopi Baba è descritto nello Srimad Bhagavatam. Also Sakhi Baba also there. E anche il Sakhi Baba era presente alla conoscenza dei devoti. So their goal is Krishna. E l'obiettivo nella pratica di coloro che praticano il Gopi Bhav, il Sakhi Bhav, è quello di ottenere Krishna, la devozione a Krishna. So means object is Krishna. Quindi significa che l'oggetto, l'obiettivo è Krishna. But this Unnat Ujjwala Rasa is this dynamic changes happening. Però con questo Unnat Ujjwala Rasa c'è stato un cambiamento dinamico. Subject become object. In cui il soggetto diventa l'oggetto. So means Radhika become object. Che significa che Radhika, la quale era il soggetto, in questo rasa diventa l'oggetto. So then why this is happening? E perché questo succede? Because so Krishna want to taste his mellow. Perché Krishna voleva gustare i suoi sentimenti. But the Bhagavad Gita 10:15 Krishna mentioned, I don't understand myself. Nel capitolo 10 verso 15 della Bhagavad Gita Krishna stesso dice, io non mi posso comprendere da solo. I can understand only help through of my internal energy, internal potency. Io mi posso comprendere soltanto grazie all'aiuto della mia potenza interna del piacere. So then, who is original source of all energy, internal potency? Quindi qual è questa potenza interna, la quale è anche la sorgente di tutte le energie?
che è presente in Krishna. That is source of love. È la sorgente dell'amore. This is Srimati Radharani, Radhika, our Swamini. Ed è la nostra Swamini, Srimati Radharani. So Swamini could taste Krishna's sweetness most. E Radharani è colei che può gustare più di tutti la dolcezza di Krishna. So if we are position our goal is Krishna, then we cannot taste this, which Radhika is tasting this mellow. Absolute truth. Absolute truth. Oh, you know, this is a sunam bona. If you understand sunam bonam, then because see the energy flow from her, energy flow from her. La sua l'energia in realtà fluisce, proviene da lei. And that is energy of love. E questa energia è l'energia dell'amore. Energia of not hate. Non è l'energia. Not envy. Non è l'energia dell'odio, dell'invidia. And that's it. Absolute summum bonum. That's absolute truth. Following the absolute truth, not controller. E coloro che ricercano queste qualità e vogliono immergersi in questa energia dell'amore non seguono il controllore, ma vogliono seguire e realizzare la verità assoluta. So Radhika is absolute truth. Quindi Radhika è la verità assoluta. But unfortunately we cannot become Radhika. Però noi non possiamo diventare Radhika. So but if we very near to Radhika. Se però noi entriamo in una relazione molto intima con Radhika, then we could say if we can become same feeling with Radhika and to serve her. In that position we can feel Radhika's feeling. Se però noi entriamo in simbiosi con Radharani, se diventiamo molto vicini a lei, entriamo nello stesso tipo di pensiero, di sentimento, allora possiamo anche noi provare ciò che lei prova. So to do this, to become Radhika's maid servant, should be object should be Radhika, not Krishna, not Mohan. Quindi se vogliamo diventare servitrici di Radhika per poter sperimentare tutto ciò, allora per noi il nostro oggetto deve essere Radhika e non Krishna. So at that time that person made servant of Radhika, we say Radha Dasi, could taste same feeling of Srimati Radharani. E quindi una servitrice di Radhika, la quale viene definita Radha Dasi, lei può essere negli stessi sentimenti e provare ciò che Radharani prova. Before Mahaprabhu, nobody tells this one. E prima dell'avvento di Mahaprabhu, questo tipo di rasa non era diffuso, non era a conoscenza nelle persone, nel mondo. So it is Srimad Bhagavatam's all essence of Vedic knowledge. Lo Srimad Bhagavatam viene definito essere l'essenza di tutta la conoscenza vedica. Like ripe fruit of Vedic knowledge. Come un frutto maturo di tutta la conoscenza vedica. But this is limitation there. Però in realtà ci sono delle limitazioni. Bhagavatam describes Mahabhava of the Gopi in Dasarira, this limitation on Bhagavatam. Il punto più alto a riguardo del sentimento, dei diversi sentimenti che viene spiegato nel Bhagavatam, è il rasa che provano, il bhava che provano le gopi durante la rasa lila. So means Bhagavatam describes mainly gopi bhava. Quindi significa che il Bhagavatam per lo più si centra sul gopi bhava. So Bhagavatam could not mention the Manjari Baba, Unnat Ujjavarasa. Bhagavatam could not explain this. Nel Bhagavatam non possiamo trovare l'Unnat Ujjavarasa. So only
by the mercy of Mahaprabhu, he disclosed to very intimate associate like Rupa Raghunatha Goswami. Sanatana Goswami. Soltanto grazie all'avvento di Mahaprabhu e alla diffusione del suo messaggio attraverso i suoi più intimi associati di Goswami, allora questo Manjari Vasadana, un nato Jolarasa, è potuto essere diffuso nel mondo. So through Rupa Raghunatha, maybe we can include Sanatana because Sambandha Abhidya Prayojana. Specialmente attraverso Rupa Raghunatha e anche possiamo includere Sanatana Goswami. So and then important thing relationship. La cosa più importante è la relazione. So in that relation, and Mahaprabhu give us the relationship with Radharani. Mahaprabhu è colui che ci ha portato la relazione con Radharani. This is Radha Darshan. E questo è il Radha Darshan. So this is highest goal of our life. E quindi questo è l'obiettivo più elevato della nostra vita. So no higher truth than this. Non c'è una verità più elevata di questa. So therefore Prabhupada want to say this is the absolute truth. Ed ecco perché quindi Prabhupada ci vuole spiegare e dire che questa è la verità assoluta. Radhe Radhe. Jai Jai Sri Radhe.